Bentornati Nabbi e Nabbe su Tubo Nubo con Drizzo e Tris. E oggi un'altra puntata, incontro, appuntamento particolare. Stiamo provando video? Era più facile del previsto. Stiamo provando le prime ore di Pokémon Spada e Scudo. Spada di Pokémon Spada, esatto. Niente, io oggi non ce la posso fare. Non ce l'abbiamo scudo, quindi cioè, abbiamo solo spada. Chiedo scudo, esatto. Allora, Tris non si è neanche visto i trailer, perché ormai ho dato talmente tanto a noia con Pokémon che ha deciso neanche di prenderlo. Non lo vuole, non mi vuole più sentire parlare dei Pokémon. L'ho dovuta forzare qui. Non è che sembra che mi hai messo, non lo so, sotto tortura. No, vabbè, semplicemente non mi ha entusiasmato più di tanto. Mentre per Sole e Luna ce l'avevo un po' di hype, tant'è che l'ho preso. Ho preso Luna e l'ho giocato, e ho giocato anche Ultra Luna. Non, Spada e Scudo non... Ma te già con Ultra Luna, già con Ultra Luna mi era scesa, quindi vabbè. Il vero fan di Pokémon, diciamo, tra i due sono io e piccolo allenatore. E piccolo. Io non mi sono visto nulla dei leak e non mi sono visto niente anche dopo l'uscita, perché è uscito ieri il gioco, non abbiamo avuto tempo di essere registrati. Io ho visto semplicemente chi sono i tre starter. Vabbè, quello l'hanno annunciato tipo 6 mesi fa, quindi siamo proprio privi di spoiler, quindi andiamo a provare il gioco insieme e vediamo che cosa ce ne pare. Esatto. Non prendete questo come un gameplay passo passo, probabilmente taglieremo tutte quante le parti di... Esatto, se tra l'altro avete già visto il nostro video di Death Stranding, ve lo linkiamo qua sopra. Là sopra, sopra di lei. Qua, sopra di me, sopra la mia testa. Ok. Vedrete appunto anche lì, abbiamo fatto una prima ora, però in realtà è tagliato, abbiamo tagliato comunque perché... Vogliamo in realtà non fare un video spoileroso, non vogliamo rendervi poi l'avventura di gioco meno divertente, quindi... Vogliamo fornire una prima impressione del titolo. E voi iscrivetevi al canale intanto! Ah, ci eravamo quasi dimenticati, se ci dimentichiamo noi vi dimenticate voi, e visto che pure voi vi dimenticate, perché pure noi ci dimentichiamo... Accendete pure la campanellina, esatto. Così non si dimentica più nessuno di niente. Il canale sta provando a crescere, siamo in tantissimi. E poi unitevi a noi. Wow! Oddio, che cazzo è sto coso? Viviamo ogni giorno a stretto contatto con le misteriose creature che chiamiamo. Quello è un aborto, non è un Pokémon. C'è tanti Pokémon Carucci hanno annunciato. Cos'è sto coso? Che brutto. È un elefante, un elefante col cappello da baseball all'incontrario. Ma poi che cos'è? Erba? Che ne so. Perché che... c'ha una foglia alla perché fine è fatto. Della proboscide. Perché la proboscide alla fine bella sembra bro. So di tipo erba. Non lo so, ho visto troppi tentacle rape per non sapere come va a finire. Adesso ammirate con me l'allenatore più forte di Galar. Niente meno che Dandel, il campione in persona. Preparatevi ad assistere. Vabbè, preparatevi ad assistere. Wow. Oh mamma. Ha la barba di un colore diverso rispetto ai capelli. Perché si tinge i capelli? Non ne ho molto. Non sono sicura che si tinga i capelli. Che ci siano colori strani nel mondo dei Pokémon è normale. Allora, queste cose me le avevi fatte vedere. Il fatto che diventassero enormi. Il fatto che dall'altro lato c'è sta un Pokémon acciaio. Questo di fuoco. Non perderà! Perderai! Io le debolezze dei Pokémon, le forze. Che carino! Scusate. E io quando vedo le pecore. Le pecorelle sono troppo carine. Oh, bravo, sistema di bene perché ti fa questa grande camminata. Però la casa è figa. No, guarda. Sembra la casetta dei nani di Biancaneve. Le texture non sono granché, soprattutto per molti ambientazioni posti, tipo i tronchi degli alberi fanno alquanto schifo, quello si è già visto. Però ci stanno alcuni dettagli grucci. Quello è il trolley di Ryanair. Qualsiasi Pokémon dovesse darti il mio fratello, saprei di sicuro dove metterlo. Ma non lo metti in borsa, metti in una Pokéball, te lo infili in ta. Oh, cuccioletta. Guarda, c'è un Wulu. Che ci fai lì?
Ok, le pecore sono stupide, però regà, cioè... non me la conta giusta. Sta rotolando verso un cancello. Testa del cancello, venite ad andare dall'altra parte. Nel bosco, assopito ci sono Pokémon molto pericolosi. Si chiama bosco assopito. Oh! Dormiranno. Cioè, proprio... Wow, questa sarebbe la posa Charizard? Penso di sì. Che cazzo? È tutto molto... Sono tutti molto funky. Ma hai leggings? Sì, è incredibile, guarda. Dante, sei il nostro eroe, sei il nostro idolo, il nostro allenatore modello! Ma il tuo Charizard è troppo forte per noi. Che è? Visto adesso, lo copro io, mannaggia la miseria! Cari amici, ora devo lasciarvi, ma ricordate, qualsiasi ora del giorno sia... It's always champion time! Tra l'altro il mio braccio viene tagliato, quindi devo fare la posa Charizard così col braccio... Che poi Charizard ce l'ha il braccino, quindi la vera posa Charizard dovrebbe essere così. Povero, come direi. Esatto. Guardate bene questi splendidi Pokémon. Wow! Pokémon di tipo erba, Grookey! Pokémon di fuoco, Scorbunny! Scorbunny! Sobol! Allora... Che carino che è! Io penso... Io allora, di solito, io vado sempre con il fuoco. Cioè... Io sono team acqua. Lui è team acqua, io sono team fuoco. Sempre... Guardalo! Ma anche negli altri Pokémon ho sempre preso, vabbè, da Charmander. Guarda lui che tifone. Che carino però che è. Però se ti devo dire la verità, forse quello acqua è il più carino. Sì, ma infatti io lo adoro quello acqua. Il fatto che è fifone e pennicolone mi piace da morire. Quale scegli? Quale scegliere? Oh, le espressioni facciali cambiano. Era ora. Cosa è? Se no c'avevi tipo gente che ti parlava di morte, distruzione, e tu sei così. Scegli prima tu, io ho già il mio. E noi andremo da... No, è carino, piccolo camaleone. Questo Sobol di tipo acqua è come l'acqua, ha un'indole liquida e versatile. Ok. Ma le evoluzioni sono già uscite? No, io non so niente. Ah, okay. Le hanno leakate e sicuramente adesso... Qualcuno le sa. Qualcuno ha già finito il gioco ieri sera, avrà fatto la maratona in 24 ore, quindi anche legalmente... Io ce la voleva fare, io gli ho detto, se vuoi che facciamo il video aspetti domani mattina, se no no. Potrei non sapere, ma Sobol, sì! Ah sì, noi rinominiamo i Pokémon. Fifonte. Fifonte. Orrendo, si può. No! L'hai chiamato F? No, ho premuto B per sbaglio! Sono uscito! Sei un po' stupido. Bisogna trovare il principe onomastico lì e... La mia vita non ha... Cioè, no... Avventura rovinata. Camera sua. So cosa fare per vincere! Lui ha letto le riviste, quindi è preparato. In ogni... C'ho 20 anni di esperienza da allenatore Pokémon, bello! E non hai preso quello erba, sei un coglione. Cioè, allora... e ci mandi la pecora. No, non gli fare male alla pecora, per favore! Porta la sfida! Attento, ho due Pokémon! Lo so. Ah, giusto, è vero, noi abbiamo uno solo. Allora, però siamo un livello 5 e noi livello... Lotta! 5. Botta! Facciamo un ruggito. Ma Ruggito non fa danno. Ruggito non fa danno, gli abbassiamo il suo di danno. Vai, azione. Allora, faremo un'altra volta Ruggito, così dimezziamo l'attacco dell'avversario. E adesso picchiamo pure noi. Tanto farà solo azione, perché... Sì, c'è solo azione, infatti guarda quanto meno danno ci ha fatto adesso. E mo famo botta. A testa botta. Boom. Ah, lui sta a livello 3 qua, tra l'altro, cosa. Te l'avevo detto. Ma l'effetto di Ruggito dura per tutta la lotta? Finché non cambia Pokémon. E quindi poi se lo rimette in campo ha resettato, esatto. Vedete se stanno a prendere a testate. Sì. Lì, pam 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 pam. E quindi riceve esperienza. Okay. Allora, questo qua ci farà vincere facile perché probabilmente prenderemo mosse tipo acqua. Perfetto. Fantastico. Abbiamo vinto proprio. Visto l'acqua!
Novità per vinto, posso ancora contare su un Pokémon. Manda in campo Scorbunny, che farà bruttissima fine. Che se no, capito, tra azione e azione non sarebbe cambiato niente. Ah, tu parti sempre di ruggito. Sì, dai. Facciamo i tecnici. Guarda che è un livello 5 questo. Vabbè, ma così dimenziamo l'attacco. Ma saltella sempre. Sì. Oddio, che fastidio. No! Vabbè, ma noi attacchiamo di tipo speciale adesso che ci abbiamo visto l'acqua, quindi... Aspetta, perché lui ti ha fatto... Ruggito. Il ruggito diminuisce l'attacco fisico. E quindi, ok. Ah, pure questa cosa dell'attacco fisico, attacco... Hai già capito come funziona l'apparto? Sono 20 anni che combatto! Sei te che non hai capito che differenza c'è tra attacco fisico e speciale? Cioè, abbiamo appena fatto pistolacqua, santo Dio, che non l'hai capito che non ci fa cioè, non ci dà nessun deficit ruggito. Super efficace. Comunque, dicevo, questa cosa dell'attacco fisico e attacco speciale è una cosa che io in realtà non ho mai... Cioè... Basta, abbiamo già fatto il set. Non mi sono mai interessata più di tanto. Seguite i sogni, Vulu! Vedi che se ti impegni ce la fai! In effetti era lì che dava testate, l'ingresso a quella zona è vietato a tutti. C'era tipo la cosetta, la pecorella che saltellava. E gli appaiono così. Sì, questo qua... E poi... È uno dei grandi problemi... Ok. Comunque dobbiamo andare... E poi spariscono. Ad aiutare, sì, poppano e spoppano via, sì. Questo qua non è male. Carino questo. Cazzato nero. Mamma mia, davvero. Poi quando è da squadra sono agitati. Adesso faremo un incontro perché subito leggendario, non lo so. Sicuro, eh? Così! Quello cos'è? Wow. Non c'è la spada. Non c'è la spada e non c'è neanche lo scudo. Lo vedi? Non è completo. È apparso, punto interrogativo. E gli mancava un orecchio. Avanti, Sobol. Poverino, c'ha un orecchio spaccato. Ragazzi, io spero che questo combattimento io non lo possa vincere. Ma no. Io lo spero. Sarebbe la prima volta. La mossa non ha effetto. Misterioso Pokémon ti sta fissando. Ma credo che sia tipo un ologramma. Assorta alcun effetto. Vabbè, prima di attaccarlo allora. Vedi? Sì, è un'illusione. È un'illusione. Tocca vedere se lui ha anche un'illusione quando ci attacca, però. Drizzo non si vede niente, tutto bene. Ok, ha messo la nebbia. È figo che la nebbia sta anche su... sui tasti. Ma possiamo continuare a spendere pipì così, però. Addio. Vedo una ceppa. Non vedo nulla. Ok. Ah! Non penso che potevamo fuggire. No, no, vabbè. Quindi non ho neanche provato. Oh, drizzo. Oddio, di nuovo lui. Ammetto che mi sta un po' sulle palle questo tizio. Ma che? Dandel? E tu come ci sei arrivato fino a qui col tuo pessimo senso dell'orientamento? Bel modo di ringraziarmi, io che ero pure preoccupato per voi. Non tornate... Non tornavate più, quindi sono venuto a cercarvi. Ah, è il Vulu, siamo venuti qui per aiutarlo. Cioè, stava là. Beh, l'ha preso Charizard. Ah, ok. Mostro lo mangio, no? Abbiamo visto tutti il trono di spade, come funziona. Ah no, lui non è un drago. No. Povero cucciolo. Ma non ti posso catturare, Vulu. Io voglio... Cos'è? Ah. Sono i Pokémon. Hai trovato la pozione, porca miseria. Guardali. Ah, è carino il fatto che li vedi, in verità. Sì, è un po' come Let's Go. Come Let's Go? Rimedio spray. Io per il momento vorrei avere le mie Pokéball. Esatto, perché così almeno quando li incontriamo
Non è arrivato tutto. Il campione. Mamma mia, sì, lo so, ragazzi. Addio. Che coglioni, lo posso dire che coglioni? Cioè, non ci vuole tanto per... Cioè, poi forse se... Aspetta, forse se n'è andato. No. No. Cioè, ma perché... Io lo capisco che dovete rispiegare tutte le volte. Ma guarda che non sono neanche così tanti rispetto... Cioè, provo ad ignorarlo. Vabbè. È così se riuscite a trovare il laboratorio Pokémon senza problemi. Ecco, poi c'è Drizzo che lo dice... Ah, cioè... Nel senso dell'orientamento, cioè, non Drizzo come me. Cioè, mentre la sua allenatrice è Sonia! Preparate pranti al sacco che sono davvero una favola! Lui che è Elettro, Yamper. Yamper elettrico. Immaginavo, dal nome, insomma. Ma Dandel, eravamo pure rivali durante la sfida delle palestre. Davvero? Non hai nulla di meglio da dire su di me? Perché lui c'ha un Charizard e te c'hai un cazzo di corchi elettrico. Sì, ma dai. Chissà chi è il campione. Tra l'altro il tuo è pure avvantaggiato, quindi lo dico scherzo, scherzo. Sono scherzo. In fondo Yamper non è mica l'unico ad averti aiutato a ritrovare la via. Lei è cotta, eh? Lei sì. A ogni modo, piacere, io mi chiamo Sonia e sono l'assistente della professoressa. Ok. Adesso verremo rifermati prima del centro Pokémon. Ovviamente. Io allora, ti sbatto delle Pokédex da Sonia! Dai. Possiamo far giro? No, non credo. Questo che cos'è? Ah, scavalca. Un negozio di vestiti. Scavalca. Scavalca! No. Infatti ti stavo dicendo, perché non vai? Cioè l'avrei dovuto giocare dopo che tu giocavi in spada. Quello laggiù con il tetto viola e la casa per stessa. Mamma mia, ma è lontanissimo, io voglio le Pokéball. Capito quello che dico? Sì, sì, ho capito, ho capito. Vabbè, avremmo giocato solo la stessa. Ottimo, che coglioni! Dammi le Pokéball! Perdi qua, Drizzo! Dammi le pazzo di Pokéball! Calcola che io stavo per dire... Dottore Pokémon! Io stavo... Ah! Allora, io stavo per dire, vabbè, quasi quasi me lo gioco, guarda, non mi sembra malissimo, cioè, no, già questo mi sta facendo letteralmente desistere dal comprarlo. Cioè, la prima ora di gioco è gente che ti spiega. No, la prima, sì, la prima ora di gioco è sempre così, no, dai, no. È sempre così, ho capito, ma è così da 20 anni, Dio santo, cioè, trovate un modo per non farlo più, perché non è possibile. Ora, per come sono fatta io in realtà, prima di arrivare dalla professoressa, tipo farei arrivare, non lo so... I Pokémon al, i Pokémon al 2000. Allora, a circa il 20, tipo. Piccolo intervallo. Allora, abbiamo... Spero abbiamo quasi finito i tutorial, dovremmo solo parlare con la professoressa. E poi ci rispiegheranno di nuovo che cos'è il giro delle palestre. Come al solito, nonostante sia molto più breve di Sole, Luna e quant'altro... La prima parte comunque per una persona che gioca tanto a Pokémon sono dialoghi che fondamentalmente puoi skippare nonostante la festicciola carina e quant'altro. Ma per carità, ma allora la scelta dello starter lo posso pure capire che gli metti un po' più di enfasi perché comunque c'ha senso. C'ha senso anche che mi fai tutta la presentazione del campione perché è la storia, quindi va bene. Ma è proprio la parte quella delle spiegazioni, tu mi devi dare un modo che io possa saltare, no che ogni volta puntualmente ci sta... Il tizio che ti blocca e ti parla per 3 ore. Sì, vabbè, tanto capito. Sì, sì, tanto. Ti parla per 3 ore dicendo di cose che già sai. Fai che ti blocca, ti fa una domanda, ti dice: ah, questo è un centro Pokémon, sai che cosa sono? Sì. Basta, vado avanti. No, no, qua c'è. Il problema è che ci hanno fermato. No, non è sempre, cioè... Ti ha fatto addirittura vedere come si catturano i Pokémon. Sì, questo qui è stato davvero eccessivo. Cioè, addirittura facendoti posare il joystick e mandando da solo il gioco che ti faceva vedere come si catturavano i Pokémon. Non ci credo! Brutto colpo. Porca miseria, cioè quando dovevi fare il brutto colpo non lo facevi? Ora che non lo dovevi fare l'hai fatto. Ah, si impara, lega tutto. Comunque, dal punto di vista tecnico, il gioco non è... Cos'era quello? Non lo so. Ma io vabbè. Sono innamorato del suo Pokémon. Lo voglio. Vai, Fifonte. Ecco, gli abbiamo cambiato il nome. Finora è diventato il nostro Fifonte. La cosa in verità che mi è dispiaciuta dal punto di Tracotanz. Wow. Mai visto. Credo, la cosa che mi è dispiaciuta è che nella città ci sono dei bei dettagli, però quello che non mi è piaciuto... No, lascia stare, lascia stare. Vabbè, concentriamoci sopra la chiacchierata.
Quello che mi è dispiaciuto è che anche nella città ci sono delle carenze, cioè quei Wulu che sparivano, che poppavano via, che poppano a distanza, cioè il percorso è largo un metro, due metri, non è che se io sto nel metro vicino alla staccionata li vedo e nel metro lontano me li fai sparire, cioè è quella piccola attenzione in più che dice ok, in questo percorso, visto che il percorso è spesso due metri e sta sul bordo del pop, il bordo del pop mi io lo metto. Sì, dobbiamo dare il suo nome. Ah, vuoi dare il nome a tutti i Pokémon? Io certo. I Pokémon che catturo, no. Io questa qua lo voglio in squadra. Ah, lo vuoi proprio in squadra? È bellissimo. Scusa, non so neanche che genere è, che tipo è. Che ne so, è un Rocky Buio D. Buio qualcosa. La chiamiamo V. Ah! Cos'è questo l'olio? Eccolo, ho trovato! Ah, ma l'elettro. Sì, sì, questo qua elettro. Quindi noi faremo il primo switch in. Ma io elettro non vuoi quello lì, torpedo? Sì, vabbè, ma finché non lo troviamo, torpedo. E metteremo Volpin. Volpen. Parente di Marie Le Pen. Di che? Di Le Pen. Oh oh. Guarda che succede quando non cogli citazioni. Sì, è che non è colpa della tristezza delle tue citazioni, eh. No, no. La tristezza è... Non può agire. Una politica... Elettrococcola. Europea. E comunque col fatto che c'ha elettrococcola... Colpo coda. Capito, ma ci ha fatto... Due paralisi. Cambia il Pokémon, che ti devo fare? No, sono tutti svantaggiati. Ho capito, però c'hanno pure livelli in più. Oh. Lui ci ha fatto pure colpo coda. Senti, io proviamo picchiaduro, vediamo come va. Ma non possiamo agire. Non è detto. Va malissimo. Brutto colpo. Fanne tre. Fanne 4! Mamma mia! Ma fanne 5! No! Allora ci proviamo. Ah, già? Dai. 2, 3. Ok. Oh, io c'ho già il nome per questo Yamper che è un corpo. Anche se a me Yamper non dispiace. No, perché è buffo. È buffo e, io spero e con Yamper, sai, sta... Il fatto che sia elettro. I dati di Yamper sono stati inseriti in Pokédex. Quando corre produce elettricità nella base della coda. A Galar è apprezzato soprattutto per l'aiuto che fornisce ai pastori nei pascoli. No, oh, è un cane pastore. Sì. È una Yamper femmina ed è un Corki, quindi si chiamerà... Corca. Hai capito perché? No. E io, corca che te lo dico! Almeno potevi metterci la K. Sono tutti vestiti meglio di noi. Essere forte allo stesso tempo affascinanti non è da tutti. Nessuno ci riesce bene come me. Ma queste sono le pupe. Parte la sfida con la teenager. Laura. Era ora che deve essere teenager, pupa come te la dico. No! Vabbè. Prendi quello elettro. Facciamo ruggito. Lui andrà di morso. Che fisico. Abbiamo bisogno di diminuire la sua forza attacco. Corca potrebbe essere pure perché te corca del botte. Esatto. Capito? Cioè, è un nome geniale. Adesso noi sostituiamo. Mettiamo un nome. Mettiamo il nostro. È orrendo, io su Corca non sono assolutamente d'accordo. In questo caso, questo era l'unico nome che mi piaceva in realtà, quello quello Yamper, quello generico. Lui è più veloce di noi! Ma sarà più veloce di noi dopo l'elettrococcola? Non credo proprio. Siamo super efficaci, ma l'elettrococcola non leva niente, ma allo stesso tempo ci ha paralisi 100%, signori! E noi andremo anche di un colpo coda. Corca probabilmente ci abbandonerà subito, appena messo in campo subito.
Non ero paralizzato, mannaggia la miseria. Due punti vita! Due punti vita! E mettici... Rookie di? Che purtroppo non c'ha il nome cambiato. Drizzo se sbaglia quei tasti. Sta a meno 2 d'attacco, meno 1 di difesa. Dovremmo... È paralizzato un faccile, potevamo mandarlo a meno 2. Infomos, vediamo tra cosa si fa. Chi la usa attacca il bersaglio sfoggiando la propria forza. Più le sue statistiche sono state aumentate, più la forza è potente. Okay. Ah no, ok. Terrorizza i nemici intorno con squadro fulminante. Meno 2 di difesa. Lo stiamo annichilendo piano piano, capito? Paralizzato, non può agire. Ragazzi, meno 2 attacco, meno 2 di difesa, paralisi. Quindi anche velocità dimezzata. Insomma. Il 30% di possibilità che non si possa muovere. E lo prendiamo! È paralizzato again! E quindi, signori, è così. Ci abbandona. Ok, livello 8. Unghie puzza. Corca a livello 6. Wall pen a livello 7. Il fascio di sicuro non mi manca. Ma la forza. Sniff, sniff! 504. Buono. Era stato proprio capito. Buono come il pane. Praticamente essere emarginati. Yamper, allora lui guarda, arriva incazzato. Yamper arriva incuriosito. Arriva a farti le feste. Guarda come scodinzola. Guardalo. La volpe. La volpe, la volpe non gli frega un cazzo. E l'altro scappa. Ah! E qua ci dovrebbero essere i Pokémon. Sono bolle. Di già! Hai una canna! Non me l'aspettavo! Magikarp! Ah, ma allora ci stanno i Pokémon della prima generazione? Sì, qualcuno ci sta. Benvenuti, giovani allenatori! Io sono Flora, prego, entrate! Non so perché è un po' una pecora, però... Perché vive con uno. Sono brutte abitudini. Speriamo che Dandel se ne andà. No, coglioni! Hop! Vedo che il tuo Wulu si è fatto un nuovo amico. Tu devi essere Drizzo. Sonia ti ha dato un Pokédex, vero? Spero che riuscirai a completarlo. Drizzo! Ha già sentito parlare del fenomeno delle Dynamax, immagino. Devi sapere che è l'oggetto principale degli studi della professoressa Flora. Per poter sfruttare il meglio il fenomeno Dynamax è importante conoscerlo bene. Dandel, sei proprio incorreggibile. Parli sempre solo di Pokémon. Ci sono molte altre cose interessanti di cui potremmo parlare, tipo il riscaldamento globale, non lo so, le scie chimiche. Il tè, guarda la teiera là sopra. Ah, adesso ho voglia di tè. Ad esempio, hai idea di quanti tipi di tè ci sono al mondo? Campione! Campione della Lega Pokémon ad honorem! Prof, voglio che mio fratello ci sponsorizzi per la sfida delle maestre. Abbiamo trovato un segreto? Sicuro. Abbiamo trovato un segreto? Oh, figo sto cambiamento di... Sì! MT57, rivincita! Chi la usa con la forza, poi attacca, la potenza raddoppia se il Pokémon agisce. E qua ci sono le MT e le MN. Allora, le MT sì, le MN no. Non credo. L'hanno già eliminate da diverso tempo. No, lo so, era per chiedere. Non posso calpestare le piante? No, giustamente. Però. Ah! Conosco i miei polli. Megaball! Wow, già! Fifonte! Fifonte! Facendo progresso, io e la mia squadra siamo pronti a metterti alla prova. Aveva tre Pokémon, quattro adesso Pokémon. Adesso ha tre Pokémon. Quattro. Ok. Vai. Allora, io... In verità non ho paura del suo attacco perché credo che sia molto bulky in difesa e quindi non abbia grandi stilistiche d'attacco come Pokémon no, questo. Bisciottato! Cioè abbiamo vittoria facile pure su un altro Pokémon. Adesso lui teoricamente ci dovrebbe mandare quello che non Quanto conosciamo. Siamo a livello 11 con Fifonte. Unghiaguzze. Anche lui. Scorbunny è proprio quello che non dovevi mandare, esatto. Io non so l'altro che ha, io spero che abbia catturato un Pokémon tipo erba da qualche parte, anche se non se ne sono ancora incontrati, sarebbe brutto infatti.
non riesce comunque a... Sei un geniaccio, ormai sa benissimo come funziona il porto tre tipi. Sei un coglione te allora. Un potere ardente come il fuoco di Vampa, sei te che non l'hai capito. Infatti. Vai, bracere, wow! Cioè, se l'aveva capito anche lui come funzionavano i tipi, no? Nota che lui camminava più lentamente quando stava con poca vita. Il problema è che ha ricominciato a camminare velocemente quando è morto nell'animazione prima di andare via il Pokémon avversario. No, non ci ho fatto caso. Vabbè. L'ultima sfida, l'ultimo Pokémon. Aspetta, questa è l'ultimo Pokémon, per me non è. Adoro quando le lotte prendono questa piega. Prego. Stai perdendo! Ok, Rookie D. Che è volante. È volante, sta a livello 5. Cioè, neanche a sprecarci a fare lo giro. Brutto colpo! Fantastico. Hai messo a segno un brutto colpo. Siete dei tipi tosti, eh. Faccio vedere che sei cresciuto. No! Spero che anche tu ci regalerai lotte spettacolari! Allora, raga, a me questo mi sta sulle palle. Io non ce lo so. Ma infatti niente. Lo dobbiamo sconfiggere. Titolo campione a mio fratello. Assieme. È un deficiente. Fin dei conti, se non sei il mio rivale. Ma quella! Che cazzo? Il suo guarda della Desio Stelle. E sono giusto due, una per te e una per me. Ma frega del tutto e due tu. Pietra del potere misterioso che si può trovare nella regione di Galar. Si dice che possa avverare i desideri di chi la trova. Un polsino! Danamax, la professoressa. Flora, le indossi subito. Ok. Contiene una Desio Stella e questo si trova vicino a un punto energetico e mette una luce che permette al Pokémon di dinamazzarsi. No. Qui c'è un Pokémon. Sono curioso di questi Pokémon qua. Ah. Perché vedi, questi qua non appaiono. Vabbè. Proviamo così, dai. Fortuna. Sono immense pullulano di Pokémon. Capisci che vuol dire questo, Drizzo? Che possiamo formare una squadra fortissima. Siamo una squadra fortissima. Se catturi un Pokémon ogni due ore. Cioè, lui non ne ha catturato. Che cos'è? Squidab! Bellino! Ma questa è l'indiana. Più ti addentri nelle terre selvagge, più ti sarà facile incontrare Pokémon potenti. Se dovessi trovarti con le spalle al muro di fronte a un Pokémon troppo forte, usa una Poké Bambola. Ma... oh, grazie tesoro. Sì, perché noi possiamo trovare Pokémon fino a livello 60 nelle terre selvagge, fin da subito. Wow, figo! E non li possiamo catturare! Perché no? Perché se non hai una determinata palestra, la medaglia, non puoi catturare... Hai presente terre selvagge e vai a stamento. Hai presente che te non potevi dare ordine a Pokémon di livello troppo alto che ti passavano gli altri allenatori? Sì. Quindi non puoi catturare Pokémon di livello troppo alto rispetto al tuo. Sì. O comunque non con quella medaglia. Esatto. No, no, non rispetto al mio, rispetto a alla quelli medaglia. Che la medaglia ti farebbe comandare. Speriamo che questo sia l'ultimo tutorial, eh. Sì, allora, perché a me piace il fatto che non possiamo catturare Pokémon di livello troppo alto? Perché negli altri giochi i Pokémon non era possibile, quindi non è che ci hanno levato qualcosa. In più perché nella lore, questi qua sono altri giocatori, eh. Ah, infatti dicevo, perché cicciano così? De botto senza senso. Che vuoi? A livello di lore... Che carino! È un gelato! È un gelato. A livello di lore, i Pokémon si fanno catturare quando ti riconoscono come allenatore in gamba e vogliono... E collaborare con te, diciamo, e quindi un Pokémon troppo forte che non rispetterebbe comunque i tuoi ordini se ti fosse passato, ci sta che non voglia sta grandinando, vedi, che non voglia far parte della tua squadra e che quindi non lo puoi riuscire a catturare. Cioè, in realtà il fatto di farsi cioè sono i Pokémon che si fanno catturare, non è che è perché, diciamo, li hai sfiniti. Cioè, questo è paralizzato. È ovvio che a livello di gioco li devi portare a un certo tipo di vita per poi poterli catturare, ovviamente. Vabbè, devi però dimostrare che sei in nella gamba. Lore, teoricamente, c'è sempre la questione che è il Pokémon che sceglie l'allenatore, non l'allenatore che sceglie il Pokémon.
Quei cosi rossi è dove adesso andremo. Wow. Ha trovato un messaggio. Nelle terre selvagge può usare lo stick a destra per controllare la telecamera. Ah, certo. La prima volta in Pokémon. Può sembrare una stronzata, ma per la prima volta, ragazzi, possiamo comandare la telecamera. Proviamoci. Sono i punti casuali dei quali si innalzano la luce rossa. Queste sono tane dei Pokémon. Se li esamini potrai affrontare i Pokémon Dynamax. Nascondono al loro interno, da solo e insieme ad altri allenatori. 300 watt. Ecco la nostra prima Dynamax. Non è il nostro starter, è la nostra Raven. Madonna. E lanciamo il Super Santos, signori. Davvero. Wow. Tu sei morto sotto questo terremoto, bravo. Ok. Bene così. L'ha massacrato. Super efficace. E ci abbassa. Attacco speciale. Lui è morto, tornerà al prossimo turno. La tempesta che imperverà il cielo si fa più. Non so come. Ok. Ah, l'attacco di grammi diminuisce di molto. Ah, lui non c'ha la barriera, mi sa. Non gli abbiamo levato moltissimo. Super efficace, ma oltre questo l'attacco aumenta. La velocità aumenta. La velocità aumenta. Ti prego, avvelenalo. E noi andiamo sempre di questo. Siamo gli unici che possiamo farvi danno. Beh, un pochino di danno lo fanno pure gli altri, ma proprio a livello quasi rivelato. Sì, 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 no, il Dynamax è fondamentale. Gli altri devono cercare di dare supporto, la strategia più o meno è quella. Anche perché gli stiamo comunque aumentando la velocità a tutti, eh. Sì, 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 sì. Vabbè, non nulla le modifiche alle statistiche. Aia. Dina Sisma, di tipo terra. E che sei morto, che sei tipo volere. No, è rimasto. No, sopravvive! Grandissimo. È super efficace. Non ci credo, c'è lo slash. Focal nastro. Se stai a full vita... Se stai a full vita e un colpo ti manderebbe KO, rimani con un punto vita. Fantastico. Aveva lo strumento. Dai, finalmente, dai una mossa di tipo... Si è incazzato. Le modifiche statistiche le annullate, va bene. Grabbin usa colle morso. Si è fallito. Via! Yeah. E a noi si aumenta. La velocità, che non è male. Acqua di sale. Te comunque porta proprio il Pokémon. Cioè, proprio inutile. Oh. Cosmo Force invece sì, è forte. Tipo, no, ha aumentato le statistiche a lui. Okay. Sono passati tre turni. Quindi io torno piccolo. Ma io non mi potenzio. Non mi potenzierò semplicemente per un motivo, perché tanto non. Lui leva. Io potenzio. No! Guarda quanto gli manca! Picchialo dai con quest'acqua di sale! Taglielo quest'anno! Mi pare che si muore per acqua di sale! È debole, il momento è giusto per lanciare una Pokéball. Cattura. Pokéball. Io sono questa scelta. Super Santos! Wow! Boh! La tosca quanto pesa? Boom! Pom. Preso. Ok. È stato catturato. Oh, abbiamo trovato caramella rara. Super extra small 5, small 1, caramella Dynamax. Bacca paglia, grande fungo che si vende. Sanguisuga. Queste qua sono usa e getta. Ah. Quindi possiamo insegnare Sanguisuga a un Pokémon solamente una volta. Però se rifacciamo un Dynamax potremmo ritrovarlo. Lui io lo adoro, però l'ho giocato in Sole e Luna, quindi non daremo un soprannome a lui e lo manderemo al box ball. Ok. Allora,
vaghiamo insieme. No! Allora, lui è un Pokémon già evoluto, quindi penso che per me sia troppo forte. Vediamo come funziona. È bruttino forte. È l'evoluzione di quel maialino. Quale maialino? Quello che stava dentro la stazione ferroviaria. Infatti lui sta a livello 33. Madonna. Aia. Ciao. Quanto ancora vuoi andare avanti? Fare un giro per vedere di far cambiare il tempo e basta. Abbiamo fatto. Perché ci sono delle zone diverse, capito? Mm-hmm. È divisa in aree ed è tutta esplorabile, perché tanto il butterfly lo possiamo chiamare, se fischiamo dovrebbe venire a noi. Manco se, se ci siamo vicino. Non vogliamo il coniglio da un'altra volta. Lago Milotic. Quello mi sa che è un'evoluzione. Sì, 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 quello lì è già troppo forte per noi. Però qua guarda. Sono i Machamp. La puzzola. Sono allenatori. Ragazzi, siamo arrivati alla parte interessante del gioco. Da qui il mondo si apre, le possibilità si aprono. Abbiamo trovato un oggetto segreto! Radice energia. Amarissima, però restituisce 120 Sì, ti fa diventare il Pokémon più ostile nei tuoi confronti perché è molto amaro. Sì, pianura serena. Peccato quando c'ha questi caricamenti. Guardalo! Peccolini! Guarda! Oh, qua c'è il sole. Un Vulpix. Vulpix. Ma quanti Pokémon diversi. Nato. C'è quello totem. Vulpix scappa, per esempio. Il panda! Qua c'è. E questa qua è una cosa buffissima. Guarda il riflesso. Non... Non è riflesso? No, infatti. È un riflesso statico, cioè non... Sì, è vero. Più che altro, se non mettevano quell'albero gigante, probabilmente non si accorge nessuno. No, esatto. Trova un messaggio. L'energia è una forma di energia chiamata Watt. Per ottenere Watt, dalle danni ai Pokémon che mettono luce dei Pokémon selvaggi che brillano. I motori delle terre selvaggi daranno vari strumenti in cambio di Watt. Ok. Ok. Quindi una nuova moneta di scambio. Ragazzi, questa qui è la nostra destinazione. Qui noi, puntando di nuovo alle terre selvagge. Ehi, quella lì sembra interessante, guardala. Lo vedi che è diverso? Ah, è vero. È uno standing. Sono tutti stranding. Sono tutti stranding, capito? Andiamo a uccidere le CA. No, perché potrebbe essere una Gigamax. Lago Axel. E qua qua gli elettro sono più forti. Sì. Però noi per il momento stiamo ignorando tutto. Ogni 24 ore cambiano le condizioni atmosferiche di tutte le zone. E quindi cambiano i Pokémon che te trovi. Ah. C'è una grotta lì. Ma che bello. Ci abbiamo già. Ah no, era un buco. Sembrava un po'. Qua cosa c'è? Guarda quanto è grosso. Credo ci sia la signorina che te lo spiega. Psicofolletto. Sfida in compagnia. Allora, ragazzi, mentre aspettiamo questi 2 minuti e mezzo per vedere se qualcuno si connette, anche... se non fa fare di nuovo la lotta a drizzo da solo, poverino. Esatto. Noi ci salutiamo. Prima di salutarti volevamo dare delle brevi impressioni. Allora, sicuramente hanno velocizzato il tutorial rispetto per esempio a Sole e Luna, e sicuramente rispetto a Ultra Sole e Ultra Luna. Non c'è la scuola Pokémon, che
è un vantaggio, anche se c'è da dire che l'ultima sfida della scuola Pokémon non era male, perché c'avevi comunque quel Magnemite che rompeva le palle, a meno che non avevi preso lo starter di fuoco. Però è ancora, secondo me, troppo prolisso per i giocatori navigati. Molti tutorial ce l'ha fatti saltare, ma non tutti. Sì, non tutti. Ribadisco, per me poi il fatto che addirittura a un certo punto ti fa vedere come si catturano i Pokémon, quello è stato allucinante. Però lo posso capire, perché ci saranno nuovi giocatori, in ogni generazione ci sono bambini che si approcciano a Pokémon, comunque, per carità. Però dammi la possibilità di saltarli, visto che sai che comunque un sacco del tuo pubblico, veramente una gran parte del tuo pubblico, comunque è un pubblico che già ha giocato almeno a uno, non dico tutti, ma almeno a uno dei Pokémon precedenti. Perché è così. Ma sì. E le dinamiche non è che sono diverse. Cioè, l'unica cosa nuova effettivamente sono i Dynamax, ma quello me lo spieghi, è ok. Per il resto... Ma anche perché potresti fare, come in molti titoli, creare una specie di codex, ok? Che vuol dire che ho una guida che posso andare a... Vabbè, ma i bambini quella non se la guardano. Sì, ma metti caso, perché il tutorial è fatto per i bambini, per la gente che non conosce il gioco. Diciamo, fondamentalmente per i bambini, perché le meccaniche sono stupide. A me mi fai saltare il tutorial, però se voglio poi... non mi ricordo come si fa questa cosa, mi dai una modalità per andare a controllare. Per riprenderlo. Quindi dici, sei stato stupido, però nella tua stupidità noi ti diamo la possibilità... Di capire. Ok, di... Però sono giapponesi, sono stronzi, secondo me manco te lo fanno il codex. E quindi, sì... Sarebbe... Per i giapponesi, cioè, se tu non perdi tempo nel cercare di capire il gioco, non ti meriti di capire il gioco. Le animazioni che abbiamo visto finora sono delle mosse base. Abbiamo visto animazioni molto... Questo qua, perché, ecco, te non lo sai, hanno annunciato che hanno tagliato molti Pokémon. Ok, la metà dei Pokémon esistenti, preesistenti, dell'altro generatore, saranno andata per mancanza di partecipanti. No, ma fammi entrare! Me la faccio da sola, non è un problema. E sfida in solitaria. Ok. Molti dei Pokémon. Tra l'altro sono entrato col Pokémon sbagliato. Vabbè, perderò. Molti dei Pokémon esistenti. Questo qui è un bel Pokémon. Da catturare adesso è proprio un bel Pokémon. Vabbè. Molti dei Pokémon esistenti sono stati eliminati e la scusa è stata sì, ma lo facciamo perché stiamo aumentando la qualità delle animazioni. Per le mosse che abbiamo visto finora non c'è stata una qualità molto più elevata rispetto a Sol e Luna, che portavano comunque una qualità enorme per essere Pokémon, comunque, per il 3DS. Quindi no, non riesco a scusarli, a dire sì, avete fatto bene a levarli. Però magari più avanti. Ma adesso è ancora la parte proprio base. Magari sì, sì. No, ma più avanti abbiamo visto, cioè, la mossa di Charizard speciale, è stupenda e quant'altro. Cioè, questo qua è venuto con Magikarp. Ragazzi, c'è un Magikarp. Questo qui sta facendo un raid Pokémon, un raid con Magikarp. Perché però è idropompa! Vedi, a disdegnare. Tra l'altro, per l'untura questa volta qui è super efficace per 4. Quindi, no, per 2. Quindi. Vabbè, detto questo, ci ha convinto. È un gioco Pokémon. Finora non è né più né meno. Ed è una cosa un po' triste proprio per questo motivo. Perché è un gioco Pokémon. Probabilmente è un buon gioco Pokémon. Lo sembra, però non è quella cosa che ti dici, finalmente abbiamo Pokémon sopra una console che può mostrare un po' di muscoli e riusciamo a vedere qualcosa di davvero innovativo. No, è il gioco Pokémon. Io ribadisco, a me non ha entusiasmato, cioè, non lo so, non ci ho avuto per niente l'hype verso questo gioco, e anche giocare questa prima oretta, queste prime due orette, non mi ha fatto venire la voglia di giocarlo più di tanto. A me la cosa che piace di Pokémon, in verità, è andare in giro per l'erba alta, catturare, allenarmi. Quella è la cosa che mi piace, paradossalmente, neanche tanto la storia. Lo faccio poi prima di andare avanti con la storia, perché sennò una volta finita la storia... Sulla storia non diciamo niente. Non diciamo niente, perché c'è realtà, piaciuta... ancora non è manco iniziata. A me è piaciuto il fatto che abbiamo incontrato subito
Il campione. Il leggendario. Campione. Mi è piaciuto perché è la prima volta che abbiamo uno scontro dove effettivamente l'obiettivo non è vincere. Ok? Mm. Perché a me sarebbe sempre piaciuto, ragazzi, ormai lo fanno in tutti i giochi di ruolo. Pensate a quante volte è successo con Final Fantasy 9, parecchie volte che te vinci la boss fight e poi il boss lancia la mossa che praticamente ti distrugge, ok? Pensate a Bellatrix in Final Fantasy 9, ma ce ne stanno parecchi esempi. Te uccidi Bellatrix, poi ti fa tabula rasa, te rimani a 1 HP, lui dice sì, ma io con te ci sono andato piano e quant'altro. Pensate a Giovanni, che te sconfiggi più e più volte, poi lui lo trovi alla fine che è l'ultimo capo palestra e ti dice io ho finito di fare il capo palestra perché ero diventato troppo forte, e te dici ma sei un pippone, ok? Quanto sarebbe stato bello con le tecnologie di oggi avere un Giovanni che te lo sconfiggi e poi lui ti fa una mossa di quelle che teoricamente ti shottano se stai a livello più alto, e lui te la prende, ti dice io ti ho battuto, me ne vado, scappo perché sta arrivando la polizia, e te contestualizzi. Questa qua è una cosa che a me piacerebbe vedere in Pokémon, e qua ci siamo più o meno andati, anche se era un incontro leggendario così casuale, quindi quello mi è piaciuto. Era più che altro non un vero incontro, nel senso che lui non è che ci ha attaccato, faceva venire solo la nebbia, sì. E noi non è che lo attaccavamo perché non era tangibile praticamente. Secondo me potrebbero osare di più, secondo me su queste cose potrebbero osare di più. Perché non ti rovinano l'esperienza avere un combattimento scriptato sul finale. Cioè io devo combattere, devo comunque vincere, mi fa il combattimento difficile, ma pure se vinco poi è scamotaggio, la cosa va male. Ok? Che ti posso dire, mo non succederà perché poi non ho visto niente, il cattivo di questa regione che non sappiamo neanche qual è, te lo sconfiggi e lui usa la Dynamax dove non c'è energia Dynamax. Ok, e ti sciotta, perché il suo cattivo è io voglio potenziare il coso cattivo, voglio potenziare i Pokémon fino all'estremo, e quindi lui può fare questa cosa. Sono tutte speculazioni, ovviamente. No, sono tutte cose che sicuramente non ci stanno, non ma funzionerebbe. Non sappiamo, okay? Niente. Avere il leader del team malvagio che riesce a sopraffarci per meccaniche del team malvagio ogni volta fino all'ultimo scontro con lui è più bello che vedere il team del malvagio che dice io sotto di me c'ho 1000 persone, sto conquistando la nazione, sono la persona più tenuta della regione e combatto con Rattata a livello 10. Sì, non ha molto senso, cioè è proprio un po' illogico. Quindi, comunque sia, io ho molte aspettative per questo Pokémon Scudo. Ci siamo organizzati con gli altri ragazzi di Ubunubo, quindi con Frapp, ma anche con altre persone, quindi probabilmente porteremo anche qualche ride Dynamax in cooperativa, se tutto va bene, se riusciamo. Per il momento però da Ubunubo è tutto. Se avete qualcosa da dirci, qualche suggerimento, qualsiasi cosa, scrivetelo qua sotto nei commenti, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per vederne altri e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Da Drizzo e Tris qui per Ubunubo è tutto, ciao Nabbi, ciao. Congratulazioni per essere arrivato alla fine del video. Se ti è piaciuto lascia un like e un commento, iscriviti anche al canale e attiva la campanella per le notifiche. E se non ti vuoi perdere nessun aggiornamento o novità, seguici su tutti i social linkati in descrizione. L'invasione Nabba è iniziata!